Feed Your Brain presenta le 5 strade più pericolose del mondo. Alsema Highway. L'Alsema Highway è una strada di montagna situata nella cordigliera centrale di Luzon, nelle Filippine, che si estende per 95 km e raggiunge 2300 metri di altezza. I numerosi tornanti a picco, con protezioni insufficienti o addirittura inesistenti e le frane frequenti, oltre alla quasi inesistente manutenzione, rendono questa strada una delle più pericolose al mondo. Ma non basta, perché tutto è peggiorato durante la stagione delle piogge, che aumenta la frequenza delle frane e rende scivoloso l'asfalto, causando molti morti ogni anno. Strada Transiberiana. La Transiberiana, che collega Mosca a Yakutsk in Siberia, è una delle strade più lunghe e famose del mondo, oltre che la strada più pericolosa di tutta la Russia. Percorrendo questa strada si attraversano foreste, montagne e deserti. Durante l'inverno presenta lunghi tratti completamente ricoperti da ghiaccio e neve, mentre in estate si trasforma in un vero e proprio lunghissimo pantano. Queste condizioni rendono la percorrenza di questa strada davvero difficile e causano numerosi morti ogni anno. Per questi motivi l'attraversamento di questa strada è consigliato solo a chi ha il sangue davvero freddo. Skipper Canyon Road. Lunga più di 16 miglia, la Skipper Canyon Road fu costruita tra il 1883 e il 1890 durante la corsa all'oro in Nuova Zelanda. Per costruirla furono utilizzati numerosi minatori che a forza di dinamite aprirono lunghe sezioni della strada tra le rupi della zona. La via si presenta sterrata con numerosi strapiombi ed è talmente stretta che se due veicoli dovessero incrociarsi, uno dei due sarebbe costretto a fare diversi chilometri in retromarcia per permettere di passare ad entrambi. La Skipper Canyon Road è considerata una strada così pericolosa che chi vuole percorrerla necessita di un permesso speciale dalle autorità, e anche le assicurazioni si rifiutano di pagare gli incidenti avvenuti durante l'attraversamento. Camino della Muerte. La via degli Yungas, soprannominata il Camino della Muerte, è una strada lunga circa 56 km che si trova in Bolivia e che è ritenuta una delle strade più pericolose del mondo, contando quasi 300 morti ogni anno. È una strada sterrata molto stretta, delimitata da un lato dalla parete della montagna e dall'altro da un profondo burrone, il tutto senza parapetti o barriere di sicurezza. E come se questo non bastasse, è caratterizzata da pendenze molto pronunciate e nebbia frequente. Le cause principali di morte sono scontri frontali con altri mezzi o l'uscita di strada dovuta al cedimento del terreno, e lungo tutto il percorso sono presenti numerosi croci che ricordano le vittime. Proprio su questa strada, il 24 luglio 1983, è avvenuto il più grave incidente stradale mai accaduto in Bolivia, con la morte di oltre 100 persone causata dallo scontro frontale di un autobus con un camion. Federal Highway 1. La Federal Highway 1 è una stretta superstrada a due corsie lunga quasi 2000 km che si trova in Messico, dove collega le città di Tijuana e Cabo San Luca, attraversando tutta la penisola della Bassa California, tra i pendii e la costa. Nonostante la strada sia molto trafficata e priva di protezioni, presenta lunghi tratti sterrati, strettoie e numerosi tornanti. Anche la manutenzione lascia molto a desiderare e gran parte del percorso presenta buchi e dissesti. Per questi motivi ogni anno si registrano numerosi morti e la strada è considerata una delle più pericolose al mondo.